In questi giorni, in questi mesi, stiamo vivendo una situazione di mercato che forse ci siamo dimenticati da troppo tempo. Devo dire che l'ultimo ventennio è stato un ventennio molto positivo per quanto riguarda gli investimenti finanziari, con mercati azionari in salita, rendimenti obbligazionari in discesa, quindi la combinazione delle due classi di attivo ha portato a ottenere ottimi rendimenti con dei rischi molto controllati. Quindi il classico approccio 60 azionario, 40 obbligazionario, in effetti ha navigato molto bene negli ultimi 20 anni. Oggi ci troviamo in una situazione invece che paradossalmente ci riporta indietro a metà degli anni 70. In effetti le correlazioni tra i mercati azionari e i mercati obbligazionari sono ormai positive e quindi si muovono all'unisono. Quando vanno bene i mercati azionari, di conseguenza vanno bene anche i mercati obbligazionari, ma non c'è più il famoso cuscinetto che le obbligazioni offrivano quando invece i mercati azionari erano negativi. E quindi in questo contesto di mercato dobbiamo prepararci a delle situazioni un po' più complicate, quelli che vengono chiamati i rendimenti reali, cioè i rendimenti al netto dell'inflazione, molto probabilmente per i prossimi anni saranno più risicati rispetto a quelli che abbiamo vissuto recentemente. Tuttavia, per quanto riguarda gli investitori, esistono delle possibilità di investimento che possono offrire rendimento anche in un contesto di mercato così particolarmente complicato. Diciamo che le strategie più adatte a navigare in questo contesto di mercato sono delle strategie global macro. Global macro intendo delle strategie che permettono ai nostri gestori di muoversi incondizionatamente tra mercati azionari, obbligazionari e valute, ma che cercano di sfruttare le discrepanze che avvengono sul mercato sfruttando determinati segnali. Quindi si passa da un concetto più tradizionale dove i mercati erano investibili perché magari avevano del valore o le quotazioni erano più basse da quelle che ci si aspettava, a un concetto di andare a leggere il mercato con vari stili di investimento, con stili value, stili growth, stili momentum, stili carry trade, e questo ci permette di vivisezionare il mercato e sfruttare al meglio le sinergie che i nostri modelli offrono. Quindi con questo tipo di strategie è possibile ottenere dei rendimenti orientati al ritorno positivo che siano completamente non correlati a quello che i mercati azionari, obbligazionari o valutari attualmente stanno facendo. Quindi l'idea è quella di diversificare al massimo le fonti di investimento e soprattutto ottenere dei ritorni che devono essere svincolati da quelli che sono gli andamenti dei mercati che viviamo giornalmente. Quindi questo è il concetto che in questo momento tendiamo a offrire e sviluppare per i nostri clienti: gestioni quantitative, global macro, sistematiche, quindi che lavorano su modelli e su sistemi e che permettono quindi comunque di ottenere un ritorno positivo.